Brutte notizie in casa Konami. L'aggiornamento 1.0 di Football 2022 non arriverà l'11 novembre 2021 come originariamente previsto. E il ritardo annunciato dall'editore nipponico va oltre la solita manciata di settimane. Entriamo nel dettaglio. Il Football 2022 ha subito una partenza travagliata. La prima versione del nuovo calcistico aveva reso chiare le gravi difficoltà del progetto Konami, ma gli sviluppatori sembravano fiduciosi di poter migliorare esponenzialmente il gioco nel giro di poche settimane. Purtroppo non sarà così. Con un lungo comunicato, la compagnia ha infatti annunciato un importante rinvio per l'update 1.0, inizialmente previsto per l'11 novembre 2021. Non c'è nemmeno una data di uscita precisa, ma una finestra temporale spostata addirittura al 2022. Vorremmo informarvi che l'aggiornamento V1.0 per i Football 2022, già disponibile su PC, PlayStation e Xbox, si legge nella nota della compagnia, è stato posticipato alla primavera 2022. Inoltre vorremmo annunciare la cancellazione e il rimborso automatico di Football 2022 Premium Player Pack, che include oggetti che possono essere utilizzati solo dopo tale aggiornamento. Per avere le nuove modalità e il supporto ai dispositivi mobile, bisognerà quindi attendere ancora a lungo. La buona notizia è che almeno il rimborso per chi ha acquistato pacchetti a pagamento sarà automatico. I rimborsi completi saranno effettuati secondo la politica di ogni piattaforma, ma Konami avvisa che potrebbe volerci del tempo. Non è però richiesta alcuna azione degli utenti. Gli aggiornamenti continueranno comunque. Da oggi, venerdì 5 novembre 2021, sarà infatti possibile scaricare la versione 0.9.1 su tutte le piattaforme, una patch che dovrebbe risolvere diversi bug. I dettagli di ulteriori aggiornamenti e il programma per la versione mobile arriveranno invece in un secondo momento. Insomma, per avere la versione definitiva del nuovo PES, pardon, eFootball 2022, dovremo attendere ancora un po'. Voi intanto avete già provato l'ultimo aggiornamento e che cosa ne pensate del progetto Konami? Diteci la vostra nei commenti qua sotto e se avete trovato il video interessante lasciate un bel mi piace e cliccate sulla campanellina per iscrivervi al canale e sapere quando finalmente uscirà la versione definitiva di PES. Qui accanto trovate alcuni suggerimenti che possono interessarvi. Grazie per aver guardato fino alla fine.